voglio YouTube e benvenuti in questo nuovo fantastico video dove voglio ammettere davanti a tutte le persone possibili e immaginabili che sono un idiota. Iniziamo già il video così, anche se potrei iniziare con qualcosa del tipo parole come del tipo sono una testa di cazzo. Meno family friendly, dai. Più, anzi, facciamo più family friendly, dai. Dobbiamo esserlo family friendly, siamo su YouTube soprattutto. E dopo tutto mi hanno tolto la partner, cosa mi serve fare family friendly? Ok, sono qui per spiegarvi alcune piccole cose, soprattutto anche con la mandibola che mi fa male, quindi sembra Silvio Berlusconi. No, in realtà sono qui per parlarvi di alcune cose importanti, molto importanti. Perché mi chiamo idiota o testa di cazzo o altre parole che non ne ho, non voglio mettermi addosso perché potrei arrivare a offendermi e piangere perché mi sono auto-offeso. Per una sola parola, promesse. Eh sì, cari miei, siamo nel web. La parola promesse è un qualcosa che se lo dici davanti a una telecamera devi mantenerla, perché sennò vai a finire in quella zona chiamata anche trash. Perché dico quello? Perché in pratica se non mantieni una data parola fai la fine dei politici italiani che ci sono adesso nel Parlamento o dei politici che stanno per andare nel Parlamento. Non parliamo di politica perché non sono un politico. Però perché ti rimballo questo? Perché fanno promesse a volontà e non ne mantengono nemmeno una. Però la differenza tra me e i politici è che io ho la scusa pronta sul perché non ho mantenuto le promesse. Allora, prima di iniziare a elencarvi le scuse, perché sono più scuse in realtà, forse una sola, non lo so, dobbiamo parlare di alcune piccole cose. Cari miei, sarà una bella discussione. Ultimamente vi ho promesso moltissime cose, vi ho promesso che facevo video a volontà, facevo video con Gabby, che quello lo sto ancora mantenendo, quindi è una promessa mantenuta. Facevo video a volontà, live a volontà, vi promettevo che vi portavo Walking Dead, vi promettevo che portavo Subnautica, portavo qualche video su CSGO, portavo video qualche video insieme agli amici su qualcos'altro, continuavo con Remoted, continuavo con questo, andavo avanti con qualche gioco con VR, continuavo quest'altro, andavo di qua, andiamo di su... Facevo promesse che nemmeno Silvio Berlusconi poteva tenere, però non ne ho mantenuta nemmeno una. A parte qualcheduna, ma le sto tentando di mantenere perché adesso andiamo a spiegarlo. Allora, sono un tipo che vuole fare di tutto di più. Vuole continuare a fare le interviste e vuole cercare gente con cui fare l'intervista. Ne avevo fatta una, ma era venuto male e adesso devo richiamare il mio amico per l'intervista. Vediamo se mi accetta tutto quanto, sperando non mi manda a fanculo. Perché ho rovinato un'intervista. Avevo promesso che vi portavo qualcos'altro, tipo Subnautica. Avevo promesso che vi... Sì, vi portavo Subnautica, ma ho avuto un paio di problemi con il gioco. Adesso l'ho comprato, anzi me l'hanno regalato. Continuarvi la serie tranquillamente, senza problemi. Poi ci sono stati vari problemi con le live. Ci sono stati vari problemi con le collaborazioni che faccio, ma quello non è colpa mia. Ci sono stati vari problemi di ogni genere. E ora andiamo a elencare il perché ci sono stati problemi di ogni genere. Perché a parte essere un coglione e a parte avere il mal di gola, manca un qualcosa che tutti quanti gli youtuber hanno. Io ho un computer potente, ho genitori che mi dicono fuori direttamente, perché io ho 22 anni, 23 anni e avete ancora coi genitori. Non perché sono mammone, ma perché siamo in Italia, non trovo un lavoro, ma nemmeno se mi prendete a schiaffi, o prendete a schiaffi i politici, o prendete a schiaffi qualsiasi altra persona che ci sia in giro. I miei mi dicono tranquillamente, fai pure lo youtuber, l'importante è che pubblicizzi il mio libro. Quindi, per chi vuole può andare qua sotto a cercarsi il libro, poi vi racconto alcune piccole cose sopra il libro appena finiamo qua così. Allora, il problema è che manca solo una piccolissima cosa. Il tempo. Il tempo è astratto. Qualcosa che non esiste, abbiamo inventato noi. Abbiamo inventato noi per poter misurare qualcosa che non esiste o qualcosa che noi vediamo ma che gli animali non vedono, qualcun altro non vede, quindi... Diciamo che il tempo è astratto. Però mi manca quello. Già. Ma non soltanto quello. Non dico che mi manchi la voglia, perché avrei tutta la voglia del mondo per continuare a fare video a volontà. Mettermi lì dietro, fare un video un'ora e poi qualche ora di rendering Sony Vegas e puttanate varie. Ci starei lì tutto il giorno. Il problema sono due, se non tre, se non cinque, se non sei. No, in realtà sono due. Il primo problema è che mi vedete.
dove mi trovo? Differenze di vari youtuber come lui e tutta YouTube Italia, l'unica differenza è che io non ho una stanza con roba, cioè con muri impermeabili al suono, che non so nemmeno come cazzo si dice perché bocio il cervello che va a puttane, roba attaccata al muro per il suono, stanze piccole ma adatte per la registrazione. Io sono in un salotto davanti all'entrata di casa, dove in pratica diciamo che quasi casa mia sembra l'ambasciata americana dell'Iraq. In pratica ogni giorno è popolata. E diciamo che faccio fatica a fare video ogni volta che qualcuno inizia a fare qualcosa del tipo ogni 2x3. Sapete com'è? È una cosa fantastica. E il secondo motivo, che vale anche per il primo, è il fatto che il PC è in salotto. Che differenza c'è, Indy, tra il fatto che sei in salotto e il PC che è in salotto? Dovevi dire che fuori, che tutti e due sono in salotto. Il problema che io sono in salotto è il problema degli ospiti che arrivano manco fossi Maria De Filippi. Il secondo è il computer che è in salotto, e questo vuol dire che il computer è di tutti. Cioè, 20% delle ore è mio, l'80% delle ore è dei miei genitori, o anche di mio fratello, o anche del primo barbone che viene dentro per guardare che cosa sta facendo su Facebook. È una questione abbastanza brutta da dire, ma questo PC ormai l'ho pagato sia io con i miei soldi, sia i miei con i loro soldi, e quindi fa di loro anche di loro proprietà. Il problema è che sono più loro su questo PC che io. A meno che qualcuno di mia conoscenza, che in questo momento sto indicando e che non dirò, cioè ho paura di dire queste parole in faccia perché potrei rischiare un qualcosa del tipo mezza faccia distrutta e divento double face di Batman, in pratica, metà faccia distrutta e l'altra metà no. Se mi date una stanzina piccola piccola dove potrei fare video tranquillamente e voi vi tenete un computer, perché ne abbiamo 4 di computer e loro usano il mio. È un pochettino come usare una Ferrari e andare ai 20 all'ora, in pratica. Ok, lasciamo perdere questo, non voglio dirvi i cazzi miei, ma sono abituato a dirmi i cazzi miei perché non so di cos'altro parlare. Però contate questa cosa qua: io non riesco a fare video per la mancanza di tempo, ma questo non ho ancora spiegato, e per la mancanza di spazio. Spazio e tempo, due cose astratte che però insieme formano qualcosa chiamato Indie the Wolf. È una cosa fantastica. Perché il mio canale carica un video ogni mese e fa live ogni giorno di qualche oretta pur di tenere in vita questo canale, in pratica. Ecco, spiego anche un pochettino per il tempo. Perché ho 23 anni, come ho detto, mi manca il tempo. Mi manca quel qualcosa, la motivazione per continuare su YouTube. La motivazione in me ce l'ho, ed è quella di divertirmi io e far divertire voi. L'altra motivazione vale per il mio fattore economico, il fattore che sono con i miei genitori, quindi devo dare qualcosa in più per loro. Se sono a casa e ho 23 anni devo pur dare qualcosa. E YouTube non lo dà più. Cioè, anche se mi dava quei 10, 15, 12, 16, 23 centesimi a video, ora non me lo dà più perché la CEO di YouTube è una brava persona. E quindi non ho più la partnership per ora, finché non divento famoso, quindi dovete darmi una mano voi, eh. Però non do una colpa a YouTube o a voi. Do la colpa al fatto che siamo nel futuro, siamo nel 2018, e diciamo che la gente non vuole più guardare gli YouTuber, ma vuole essere YouTuber, facendo sì che se tutti sono YouTuber e nessuno è spettatore, chi cazzo guarda i tuoi video? Il fatto che io non ho più la partner è colpa delle persone che non vanno più a vedere il mio canale. Ho 3.000 persone, però... Cioè, ho 4.000 iscritti, vi ringrazio un casino, ma 4.000 iscritti, e soltanto il 20% mi guarda, e il resto sono tutti a cagare, in pratica. Scusate se ve lo dico, ma letteralmente siete tutti a cagare. Non vedo 40.000 visual, o 30.000, o anche 1.000 visual. Ne vedo una volta ogni morto di papa, ad esempio con un video del mio libro è arrivato dopo un mese, due, tre. Tre mesi! Perciò mi impegnerò un po' a portarvi qualche video, provare a portarvi qualche video, ma come ho detto fuori, mi manca quella
cosa in più, quella motivazione per continuare i video e che mi fanno continuare, che mi danno i miei, dicendo fuori, sì, ti lasciamo il computer visto che fai video carini e per di più vieni pagato più o meno, però adesso che non vengo più pagato non c'ho più motivazione, cioè loro non hanno più motivazione sul lasciarmi il computer, se non per scrivere il secondo libro, almeno lì hai un qualcosa in più sul fatto che vengo pagato per le copie che mi prendono. Vengo pagato poco, ma vengo pagato. Perché Amazon è qualcosa di fantastico. Ma almeno Amazon è meglio di Mondadori, che ho provato a scriverli, ma ancora non mi hanno detto fuori nulla, non mi hanno risposto, ma... Mi pubblicano i video di i libri di FabiJ, ma non quelli interessanti come il mio. Non dico che il mio è interessante, però cazzo è un fantasy, l'unico fantasy in tutta Italia ancora un po'. Quindi è una motivazione in più, a differenza di YouTube. Quindi capitemi un pochettino, ecco perché non faccio più video. Sto tentando di portarvi video a volontà, sto tentando di tenere le promesse sopra un foglio di carta, tutte le promesse che vi faccio sto tentando di tenerle su un foglio di carta e dire fuori, non importa quando ve le porto. Sono promesse abbastanza difficili, sono promesse che sembrano impossibili da mantenere, ma voglio mantenervele, voglio portarvi le serie che vi ho promesso, voglio portarvi le cose che mi avete promesso, qualche intervista in più, voglio portarvi collaborazioni in più con altre persone, e non lo faccio per gli iscritti, perché in sé sì, mi importa degli iscritti, mi importa della gente che mi guarda, ma se la gente mi guarda perché deve guardarmi, perché è obbligata a guardarmi, allora vaffanculo. Se la gente mi guarda perché vuole guardarmi, perché mi vede simpatico, divertente, mi vede euforico, veramente euforico, mi vede in altri modi e vede che sono una persona capace di intrattenere la gente, allora benvengano, loro possono venire tranquillamente. Vi abbraccio tutti quanti e non nel senso brutto, non sono Weinstein. E quindi tutto qua, questo qua era un piccolo video sopra questa fantastica cosa chiamata promesse che tento di mantenere, ma spero di mantenere, ma che per ora non posso mantenere perché manca qualcosa in più, cioè la mancanza di tempo e spazio, e spero che lo spazio lo possa tenere, lo possa prendere prima o poi, dite incrociate. Ora, prima di finire il video voglio raccontarvi alcune piccole cose sul mio libro, perché è da un pezzo che non vi parlo del mio libro, e se non vi parlo di esso, non sono io, perché è mio figlio, devo parlarvi di mio figlio, un pochettino come fa De Luca con i loro, con i suoi. La differenza tra mio figlio e i suoi è che i miei non vanno al governo, tutti assieme così, appassionatamente. No, come ho detto non devo parlare di politica, non parlare di politica. Ok, allora, parlando del mio libro. Allora, come ho detto fuori sempre, per tutte le persone che vogliono, qua sotto potete trovare, solo su Amazon, potete trovare sia in cartacea che in ebook il mio libro, se volete. È un fantasy interessante, ve lo giuro. Ci ho lavorato per un anno e ve lo... ed è qualcosa di straordinario. Però se non vi siete convinti, se non... dite fuori, ma spendere di 15 euro, 4 euro, 3 euro o 15 euro per un libro di uno youtuber non mi interessa. Non mi interessa per la gente critica, non mi interessa. Quindi, se non mi interessa, allora qua sotto c'è un altro link. Ed è la pagina di Wattpad. Oh mio Dio, sì, ha scritto qualcosa su Wattpad. Perché l'hai fatto, Indy? Perché? Lo so quello che vi dite fuori, perché Wattpad non è un posto adatto per i romanzi, cioè per i libri veri e propri, ma Wattpad è adatto più per i libri, cioè per i racconti fanfiction di sesso tra youtuber, e questo mi inquieta un pochettino. Fantasy strani, ritriti e altra roba, e la cosa originali non vengono viste tantissimo. Ci sono più cose su Minecraft che ho visto che roba originale. Ci sono molti fantasy, ho visto molti italiani che scrivono fantasy, però sono quasi le stesse cose. Però ho deciso di metterlo su Wattpad
perché almeno dà qualcosa in più, perché almeno magari qualcuno lo va a scoprire e dice fuori, sì, mi interessa, potrei andare a comprare, no, non mi interessa, non vado a comprarlo, sì, mi interessa, però sono un tipio tirchio e non voglio spendere soldi, quindi aspetto che finisca di scriverlo il libro, tutto quanto. Perché su Wattpad lo carico un capitolo a settimana per chi vuole andare a vederselo qua sotto. Sono un tipo con le Parkinson in pratica. Qua sotto in descrizione c'è la pagina di Wattpad e potete votare, commentare, dirmi cosa ne pensate, perché non mi importa tanto dei soldi. Sì, mi importa dei soldi perché sono un poveraccio del cazzo in Italia, però non mi importa tanto dei soldi, mi importa più della vostra opinione, del vostro sostegno, dei vostri commenti, dei vostri mi piace, dei vostri... Mi importa della vostra opinione sopra il mio libro. Non mi importa dei soldi, della grana, perché quello è secondario, mi importa della vostra opinione. Quindi qua sotto, o nei commenti del mio vecchio video, nei commenti di questo video, nei commenti anche di Wattpad, o anche nelle recensioni di Amazon, voglio la vostra opinione. Bella o brutta che sia, non mi importa, l'importante è che mettete un'opinione giusta, ma anche critica costruttiva, perché non voglio qualcosa di tipo non mi piace perché sono una testa di cazzo. Allora lì vado direttamente su qualcosa di tipo PAN! Ecco qui un piccolissimo video di pochi minuti, in realtà sono 20 minuti che cancellerò moltissimo, spero, forse, chissà. Quindi, da India è tutto, ci vediamo alla prossima, se il video vi è piaciuto lasciate una bella zampata se mai vi piace e noi ci vediamo alla prossima! Ah!